per sono. In un vecchio mulino abitavano compare Matteo e i suoi tre figliuoli, Ceccone, Paolo e Carlino. Avvenne che il vecchio compare Matteo si ammalò e decise di fare testamento, lasciando il mulino a Ceccone, l'asino a Paolo ed il gatto a Carlino. Quando morì, Carlino prese il suo gatto, salutò i fratelli e partì. La giornata era magnifica ed i due camminavano di buona lena. A mezzogiorno si fermarono in un prato per consumare una modesta colazione e poi ripresero il cammino. «Furbetto caro», disse ad un tratto Carlino al suo gatto, «temo che abbiamo fatto male a lasciare il mulino. Là almeno i pasti erano sicuri. Che cosa faremo quando le mie poche provviste saranno finite e io non avrò lavoro?» «Forse io potrò esservi più utile di quello che pensiate, no? Procuratemi un paio di stivali, una bisaccia e un cappello piumato, ed io vi dimostrerò che la furberia vale più dell'oro, no?» «Ma come potrò comperarti queste cose se non ho che pochi soldini?» «Prenderemo tutto a nolo, no?» Appena Furbetto fu travestito, si recò in una vicina boscaglia dove abbondavano i conigli selvatici, ai quali diede la caccia, riuscendo a farne entrare due nella sua bisaccia. Ricco della sua preda, egli si recò al palazzo del re e, giunto indisturbato dinanzi al sovrano, gli fece omaggio dei conigli in nome del suo padrone, il marchese di Carabas. «Ah, il marchese mi onora», disse il sovrano. «Ringrazialo e porgigli i miei saluti». Furbetto partì e il giorno dopo rieccolo con altra selvaggina, e così il giorno appresso e l'altro ancora. Il gatto, durante le sue scorribande, aveva notato in cima ad una collina un magnifico castello. Tale castello era abitato da un orco, il quale, vedendo arrivare il micio, gli chiese che cosa volesse da lui. «Ho udito narrare cose meravigliose sul vostro conto. Mi è venuto il desiderio di conoscervi. Ne sono lusingato», tuonò l'orco. «È vero che siete in grado di trasformarvi a vostro piacere?» «Verissimo». «Ebbene, mostratevi nelle spoglie di un leone. Niente di più facile». Detto fatto, egli si trasformò in una belva ruggente. «Sei convinto ora?» «È una cosa meravigliosa. Però io non credo che potreste trasformarvi in una piccola bestiola, mettiamo in un topo. «Come no?» urlò l'orco irritato. E in un lampo eccolo trasformato in topo. Allora il gatto gli si slanciò addosso e ne fece un sol bocco. Poi lasciò il castello dicendo agli attoniti ma felici servitori: «Da oggi il vostro padrone sarà il marchese di Carabas». E il gatto tornò presso Carlino. La mattina seguente Furbetto disse al suo padrone: «Fa un bagno in quel fiume». Ora dovete sapere che il fiume era fiancheggiato da una strada lungo la quale il monarca portava la figlia a passeggiare ogni giorno. Come giunse la carrozza reale, il gatto le corse incontro, gridando: «Aiuto! Il mio padrone, marchese di Carabas, sta per annegare! Salvatelo!» Ma quando Carlino fu in salvo, non trovò più i suoi abiti. Il gatto li aveva fatti sparire ed ora diceva: «Hanno rubato le vesti al marchese!» Il sovrano, che voleva ricambiare il dono dei conigli, mandò a prendere ricchi abiti. Poi invitò Carlino a salire in carrozza accanto a sua figlia. Alcuni contadini, opportunamente istruiti dal gatto, gridavano al passaggio della carrozza: «Saluti, saluti al marchese di Carabas, saluti al nostro padrone!» Guidata da Furbetto, la carrozza giunse ben presto al castello dell'orco.
che le loro maestà siano benvenute nel castello del mio signore, il marchese di Carabas. Disse il gatto, aiutando la principessa a scendere dalla carrozza. Il pranzo, preparato dal maggiordomo per ordine di Furbetto, fu degno del re. E Carlino si mostrò così compito cavaliere che la principessa si innamorò di lui. Le nozze avvennero dopo 10 giorni con grandissimo fasto e là vissero felici con il loro furbo micetto.